gambe sono larghe quanto i nostri fianchi. Iniziamo a fare dei profondi respiri posizionando le mani ai lati della cassa toracica. Prendiamo l'aria dal naso e soffiamo fuori l'aria dalla bocca. Cominciate a percepire che le costole si aprono mentre inspiri e si chiudono mentre espiri. Senti bene il respiro verso l'alto, portato in alto, e l'addome è fermo, appiattito e rimarrà connesso per tutta la durata della lezione. Continua a fare questi respiri e porta le braccia lungo il corpo. Il tuo collo cresce e il mento è leggermente retratto. Connetti bene i piedi a terra mentre continui a respirare con il tuo ritmo naturale di respirazione. L'alice, il mignolo e il centro del tallone. Gli ischi sono semivicini. Da qua, la prossima volta che inspiri, solleva le spalle verso le orecchie ed espirando lasciale cadere indietro. Continua a sentire il pube e lo sterno che vogliono stare distanti. Il tuo busto che cresce. Ti chiedo la circonduzione delle spalle ancora un paio di volte e poi ci fermiamo. E adesso mentre inspiri, sollevi il braccio destro, lo porti nella posizione della high V e poi il sinistro. Inspira, fuori l'aria, scendi. E mentre fai questo lavoro con le braccia, stai attenta a mantenere la tua cassa toracica ferma. O meglio, il busto è come se fosse bloccato in un'armatura. Quindi non vai ad aprire il petto e a inarcare la schiena mentre porti sul braccio, ma rimani sempre col tuo box bello connesso sopra le ali. L'addome attivato senza tenerlo rigido. Ancora tre volte. Ancora due. Ancora uno e posizioniamo le mani sul nostro bacino, ad ascoltare le nostre creste iliache, che dovranno sempre rimanere allineate. La prossima volta che espiri, stacca il tallone destro e spingi bene l'avampiede in avanti. Lavoriamo un attimino sulle articolazioni delle caviglie. Quindi ogni volta che un tallone si stacca, l'avampiede spinge in avanti e fai attenzione a non andare sul mignolo, ma riporta bene l'allineamento tra il ginocchio e le prime due dita del piede. A questo punto ci fermiamo e staccando tutti e due i talloni portiamo su tutte e due le braccia. In e scendo S. E percepisco come tutto il corpo rimane fermo, il filo dall'occipite che tira verso l'alto e il busto bene fermo, nell'armatura. Te lo chiedo ancora due volte. Adesso ci fermiamo, sempre con le mani sul bacino. Non solo stacchiamo il tallone come abbiamo fatto prima, ma stacchiamo il piede e portiamo la gamba nel tabletop, sempre alternando, espira. Quindi questo movimento parte dal tallone. Tallone, spingo bene in avanti l'avampiede e poi il piede in poi che sale. Articola bene il lavoro della caviglia. Non portare il ginocchio verso il petto, ma fermalo all'altezza dell'anca. Facciamo ancora 4 ripetizioni. Ancora 3. Ancora 2. Ancora 1. E ti chiedo di rimanere con la gamba quassù. Adesso da qua inizia a disegnare dei cerchietti verso l'interno. Ancora bene la luce destra a terra. Puoi anche passare sul tappetino per avere migliore equilibrio. Tieni l'addome attivato,
fai ancora un cerchietto e poi fermati di nuovo qua con la gamba nel tabletop, porta le mani a collare e prendi l'aria dal naso mentre vai a stendere la gamba, fuori l'aria torni, in, es. Se stai perdendo l'equilibrio, quando stendi la gamba appoggi l'alluce al tappetino, come sto facendo io ora. Ancora tre, ancora due, ancora uno e rientro direttamente. Riporto le mani sul bacino per ascoltarmi, preparo la gamba destra, mi allungo bene, stendo la gamba, ancora l'alluce sinistro, metto le mani a collare, provo a fare cerchietti con le mani a collare. Se perdi l'equilibrio le rimetti qua. Le mani qua ti aiutano a sentire l'allineamento delle creste iliache, i cerchi andavano verso l'interno. Dopodiché ti fermi e cominci ad allungare. In e ritorno S. Stendi la gamba, rimani qua, vai sul tappetino e stendi la gamba dietro, rimani in appoggio sull'avampiede. Da qua prendi l'aria dal naso e ruota verso il tallone. Ritorna, di nuovo. Fai in modo che le creste iliache continuino a guardare in avanti. Fanne ancora due, fanne ancora uno, da qua rientra, la gamba sinistra va a tavolino, si allunga per andare sul tappetino e ripeto, tutto uguale uguale. Ancora bene, la luce a terra, la gamba dietro è tesa. Ora vieni sul tappetino anche con la gamba destra, i piedi sono paralleli, apri le braccia a formare una lettera T. Da qua, mantenendo sempre il tuo busto fermo, inspira mentre porti i palmi a specchiarsi l'uno nell'altro senza farli toccare, fuori l'aria apri senza andare indietro, le braccia sono forti. Mantieni l'addome attivo, gli ischi vicini senza contrarre i glutei. Il coccige vuole andare al centro dei tuoi talloni, scende a filo di piombo al centro dei tuoi talloni. Stiamo continuando a crescere e stiamo ascoltando il nostro box che rimane fermo nell'armatura. Da qua abbassa le braccia, portale sulla verticale delle spalle andando in elevato. E poi scendi, senza mandarle indietro, ma bloccale qua, in. Spingi sempre gli avampiedi in avanti. La prossima volta che lo farai, rimani su. Ruota i palmi della mano verso lo specchio. Il braccio sinistro lo fai scendere. Col mignolo che è allineato con la coscia e da qua inizi a scambiare le braccia sul piano frontale. Non andare in appoggio sui mignoli, stai sugli alluci, non abbassare i talloni. Se non riesci, rientri a terra e continui a lavorare con le braccia. Respira col tuo ritmo naturale di respirazione. Non alziamo il mento. 4, 3, 2, 1, abbasso anche il braccio destro e rientro. Ottimo. Da qua preparo le braccia all'altezza dello sterno, i palmi verso il basso. La prossima volta che inspiri, piega e stendi le ginocchia, ma staccami le dita dal tappetino. Resisti alla tentazione
sensazione di portare il petto verso le cosce. Stacca gli alluci dal tappetino. Mi giro di profilo, ma tu rimani lì. Fallo ancora una volta, guarda bene avanti a te. Spingi dietro il mento, abbassa le dita, i palmi delle mani vanno sulle cosce. Prepara, inspira, prepara il movimento. Ora, mentre espiri, piega le ginocchia, spalanchi i glutei, le mani arrivano sulle ginocchia, le braccia sono tese, non chiudere le ginocchia. E ritorno. E di nuovo, spalanco i glutei. Mantieni il collo allineato col resto del rachide. La prossima volta che lo fai rimani qua e inizia ad andare in retro e in anteversione col bacino. Quindi senti le pelvi che spingono avanti mentre il bacino va in retroversione e poi spingono indietro. Spingono avanti e spingono dietro. Fallo ancora una volta. Seconda piccola variazione, espira, di nuovo piega, spalanchi i glutei, tieni come se avessi un cuscinetto tra le ginocchia. Ora ti chiedo di andare in retroversione col bacino e da qua srotolare nel gatto. Di nuovo espiro e srotolo nel gattino. Espiro, gli ischi si spalancano. Poi porta il bacino in retroversione e srotola. Espiro, spalanco. Pelvi in avanti e torni. L'ultima volta. Ottimo. Ci mettiamo tutti di profilo. Alla fine del nostro materassino, perché poi vi farò andare giù. Da qua abbiamo visto prima che sollevando gli alluci noi riusciamo a tenere bene l'allineamento senza rischiare di andare oltre con le ginocchia, ok? Quindi se pensi di aver bisogno fai ancora l'esercizio con gli alluci sollevati. Le braccia partono all'altezza dello sterno, ma la prossima volta che pieghi le ginocchia apri le braccia e fuori l'aria torni. Abbiamo preparato prima la stabilizzazione del nostro busto, quindi dovresti riuscire a farlo mantenendo il box fermo. Fai attenzione che le braccia non devono andare indietro, ma devono rimanere all'altezza, all'allineamento con le spalle. Inspira, fuori l'aria torni. Ancora due volte. Ancora una volta, fermati qua, porta sulle braccia, piega le ginocchia. Porta il bacino in retroversione e ora al soffio dell'aria tuffati. Cammina in avanti e fermati in quadrupedia. Posiziona bene le mani sotto le spalle, con le dita delle mani bene aperte. Appoggia bene il dorso del piede a terra e tieni la simmetria anche tra le ginocchia e le anche. Lo sguardo è davanti a te alla fine del tuo tappetino. Non stare così, viceversa, non stare qua. Mantieni bene l'allungamento. Siamo in neutro col bacino, ok? Il neutro della lombare. Da qua. Al prossimo soffio dell'aria, allunga indietro la gamba dello schermo e sollevala leggermente. E poi ritorni. E alterni, soffio l'aria. Inspiro, torno. Tutto questo lavoro lo fai mantenendo la lombare ferma. Immagina di avere un oggetto sulla zona del sacro da tenere in equilibrio. Fallo ancora due volte. Mi fermo, punto i piedi. Spingo, passo su nell'elefantino e ora appoggio
appoggiando bene i talloni indietro, cammino, stretto le ginocchia e lentamente srotolo. Ricomincio, parto da qua per 6 volte. Piego leggermente le ginocchia, retroversione del bacino, un tuffo. Cammino avanti con le mani, mi fermo in quadrupedia. Mantieni i piedi puntati, attenzione, le braccia sono tese, spingi soprattutto i mignoli della mano a terra e senti come se i gomiti si volessero aprire verso l'esterno. I piedi questa volta sono puntati, perché adesso ti chiedo, al prossimo soffio dell'aria, di far passare un filo d'acqua sotto le ginocchia e di rimanere qua. Senti ancora il respiro bene in alto come hai fatto nel riscaldamento. Assorbi bene l'addome, mantieni l'addome attivato. Poi stendo le gambe, cammino indietro con le mani e srotolo. Ottimo. Nella terza variazione scenderemo e direttamente lasceremo le ginocchia staccate di 1 cm dal pavimento, ok? Quindi quando scendi non andare subito giù. 4 volte lo squat, in e ritorno S. 3. Inspiro, fuori l'aria, retroversione, mi tuffo. Inspiro, cammino in avanti, non appoggio le ginocchia, rimango qua. Inspiro, preparo, fuori l'aria, stendo indietro la gamba destra, stendo la sinistra, sono nella plank. Fuori l'aria, ritorna senza muovere la lombare. Le gambe bene tese e torna senza muovere il sederino. Rimani qua. Passa nella V rovesciata, i talloni cercano il tappetino, cammino indietro. E srotolo una vertebra dopo l'altra. Ottimo! Ora quando scendi, io lo faccio in plank, ma se tu vuoi, rimani in quadrupedia, ok? Da qua, sempre 4. Tieni il tuo box ben allineato, cammino in avanti con 3 passi delle mani, sono in plank e come ho fatto nella prima variazione, allungo S, rientro in, guarda a terra davanti a te, oltre le tue mani, al bordo del tappetino, le gambe sono tese e quando allungo il piede deve andare in point perché è la luce che mi tiene. Da qua per l'ultima volta torno. Piego le ginocchia, srotolo. Sempre 4 volte lo squat e poi direttamente nella plank. Le mani con i palmi verso il basso, le braccia all'altezza dello sterno, non chiudete, mantieni la larghezza delle tue spalle. Inspira, fuori l'aria. L'addome è attivo, attivo. Ancora uno. Tieni una plank isometrica, oppure appoggi le ginocchia e stai a 120 gradi. Spingi bene con i mignoli della mano, gli ischi sono semivicini. Piano piano piega i gomiti, passa prona, rilassa i piedi. Ottimo. Pieghiamo le braccia e ci appoggiamo sopra la fronte. Le gambe sono larghe quanto i fianchi, il dorso del piede è a terra. Quando siamo prone, sono le ossa del bacino che si incollano al tappetino e passa sotto di noi, sotto la pancia, un filo d'acqua. Quindi risucchia bene l'addome. Rissucchia bene l'addome.
prossima volta che espiri, risucchia bene l'addome e libera le gambe che si allungano dietro di te, facendo passare sotto di loro un filo d'acqua. Inspira e torna. Di nuovo espira. Assorbi bene l'ombelico, cerca di non stringere i glutei. Gli ischi rimangono semivicini, ma non voglio che stringi i glutei. Se ti fa male la schiena, o è perché hai alzato troppo le gambe, o avrai bisogno di mettere un supporto sotto la pancia, magari un cuscino. La prossima volta che lo fai, rimani qua. E comincia ad oscillare le gambe come se nuotassi. Non perdere l'attivazione dell'addome. L'ombelico è risucchiato, la pancia è piatta, passa sotto un filo di luce. Respira, continua a respirare. Dopodiché mi fermo, appoggio i piedi. Apro le braccia e le metto nella posizione del cameriere. Quindi braccia e avambraccio formano un angolo di 90 gradi e il gomito, lo vedi, è all'altezza della spalla. Da qua appoggi il nasino a terra o eventualmente la fronte, il naso però è meglio perché vedi che ti mantieni il collo allungato. Oppure se già ci riesci, stacchi leggermente anche il nasino, come se avessi una biglia da tenere sotto il naso, l'addome attivo. Ora, senza estendere il collo, inspira e stacca il torace dal tappetino, vai in spinge. Fuori l'aria e torna. Inspira. Lo sguardo rimane basso a terra perché abbiamo detto che non andiamo a estendere il collo, vedete la differenza? E ritorna. I gomiti sono bene giù e ti dirò trazionami indietro. L'addome è attivo, lo sterno e il pube vogliono andare lontani. La prossima volta che lo fai rimani qua. Espira, allunga le gambe e inizia ad oscillare come se nuotassi, mantenendo la distanza tra lo sterno e il pube, quasi come se anche la pancia si volesse staccare dal tappetino. Rientra, appoggia, sposta le mani, mettile vicino al petto, da qua spingi su. Infiliamo la gamba del lato dietro tra le mani e ci giriamo in una frog aperta. Ok? Da qua partiamo con i palmi delle mani rivolti verso il soffitto e iniziamo a flettere la colonna verso destra e verso sinistra. Ti chiedo, mentre fai questo lavoro, di fare attenzione a rimanere bene seduta sui tuoi ischi. Se non ci riesci, metti un supporto sotto. Ma soprattutto di non staccare il gluteo mentre allunghi e di non portare le gambe qua, ma di mantenere le ginocchia ancora più basse. Quindi tu non stai pensando, è vero, la colonna si flette lateralmente, ma la tua prima idea è di andare verso l'alto. Fai l'ultima volta a sinistra, appoggia le mani, ci giriamo. Tutte di profilo, rivolte da questa parte. Questa volta le gambe le lasciamo flesse e mettiamo le mani sotto le cosce. Ci allunghiamo bene, lo vedi che la colonna è tutta dritta, dritta, rispettando le curve fisiologiche. Attenzione ai piedi, non andare mai sugli alluci, sui mignoli, chiedo perdono, rimani sugli alluci, senza però far toccare le ginocchia tra di loro. Da qua apri bene, le clavicole sorridono e al prossimo soffio dell'aria ripartiamo sempre dall'inizio, andiamo in retroversione col bacino. Inspiro, torno, il filo dall'occipite mi tira bene verso l'alto. Di nuovo.
fai questo lavoro? Non la muovere. Immagina di avere un uovo sotto al mento da tenere in equilibrio, da tenere. Perché se tu abbasserai il mento verso lo sterno, l'uovo si rompe. Viceversa, se alziamo il mento, l'uovo scivola via. Mentre tu continui a fare questo lavoro, assorbi l'ombelico, vai in retroversione, le piedi spingono in avanti, inspiro, ritorno. Se vuoi, scorri con le mani verso le cosce e aumenta la tua discesa. Fino a dove? Fino a che senti di avere i piedi incollati. Perché poi bisogna anche ritornare su. Che possiamo dire che in questo caso è quasi più importante la salita, perché devo ascoltare bene qua. Lo facciamo ancora 4 volte. Un'ultima volta, continua a scorrere, appoggia le mani sul tappetino e ci mettiamo supine. Siamo supine con le gambe flesse, i talloni puntano verso i nostri ischi e sono sotto le ginocchia, le spalle sono bene aperte. Quando siamo supine appoggiamo a terra il cranio col naso che punta al soffitto. Abbiamo visto prima come tenere il mento, le spalle sono basse lontane dalle orecchie e appoggio a terra la zona del sacro. Dal piano frontale mettiamo le mani a collare. I gomiti sono nel tuo campo visivo, quindi non vanno qua, non si chiudono, sono un po' a metà strada, rimangono nel tuo campo visivo. Ora ti chiederò di fare un crunch, ma prima di fare crunch lavoriamo bene col nostro pavimento pelvico, quindi vai a lasciare l'impronta della tua colonna sul tappetino, passi dall'imprint lombare e poi salirai in crunch. Scoprirai anche come è più semplice. Per fare crunch saliamo sino alla punta delle scapole, sino al gancetto del reggiseno. La prossima volta che facciamo questo lavoro, sempre imprint, poi si sale e poi scendo, sono in neutro. E la prossima volta che lo fai, la gamba dello schermo la porti in tabletop. E poi alterni, ti ricordi cosa abbiamo fatto nel riscaldamento? Lo sai da dove deve partire la gamba? Parte dal lavoro della caviglia. Espiro, inspiro, scendo. Espiro, inspiro, scendo. Sempre dagli imprint gli ultimi 2. Ora quando scendi, la gamba che è rivolta al lato dietro, lasciala qua. Lavoreremo sempre con questa gamba e la prossima volta che sali in crunch, mentre tu sali, la luce scende. E fai attenzione che l'alluce arriverà allineato all'altro alluce, non allineato al tallone della gamba dello schermo. Mi fermo, abbasso il piedino, tallone, porto la gamba dello schermo in tabletop. Tieni sempre il neutro e passerai in imprint prima di salire nel crunch. E andiamo a fare le ripetizioni da questa parte. Prendi l'aria dal naso, fuori l'aria, prima l'imprint e poi la salita del crunch. Il tuo alluce è puntato alla parete che c'è davanti a te, non è puntato al soffitto. Ne hai ancora 4. Ancora 3. Ancora 2. Ancora 1. Abbassa il piedino e le braccia le stendi dietro. Le spalle sono basse e lontane dalle orecchie. Portando le braccia in retropulsione, se non riesci ad appoggiarle a terra, non importa. Ma la cosa importante è di avere le spalle basse e lontane dalle orecchie. Le dita delle mani si uniscono e puntano verso la parete che c'è dietro di te. La prossima volta che vai in crunch, ti fermi e inizi ad oscillare le braccia. Inspira, rientra, fuori l'aria, sempre dall'imprint lombare, eh?
fino alla puntina delle scapole. Resisti, resisti, che il bello deve ancora venire, eh? Appiattisci bene l'addome, non lo spingere verso l'alto e ora fermati qua. E ti chiedo di preparare, senza muovere il nulla del corpo, mantenendo l'allineamento delle creste iliache, stacca un piedino dopo l'altro e prepara le gambe in tabletop. Ora ti chiederò di tenere il neutro anche nel crunch. Se invece non riesci e sei più comoda con l'imprint, continui a farlo con l'imprint lombare. Per 4 volte facciamo ancora i crunch, oscillando le braccia. La prossima volta che lo fai, rimani su e inizia a darmi l'angle. In 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 5, in 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 5, in 2, 3. Tricipiti tonici, Se hai male al collo, metti una mano dietro. In 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 5, in 2, 3, 4, 5, poi la cambi. In 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, l'ultimo giro. Da qua porti le ginocchia verso il petto e rilassa un attimo. Tutto ok? Tutto ok. Riprepara subito le gambe nel tabletop. Metti le mani a collare. Mantieni i gomiti nel tuo campo visivo. E adesso lavoreremo con tutte e due le gambe in tabletop. Prima, quando abbassavamo la luce, avevamo una gamba sola, l'altra era a terra. Adesso l'addome sosterrà il peso di tutte e due le gambe. Partiamo con la gamba dello schermo e la prossima volta che espiri ti chiedo di farli in neutro, se ti è possibile. Inspira, torna e poi cambia. Fai, rimani su in crunch, sposta le mani davanti alle cosce e inizia ad abbassare una gamba dopo l'altra, inspira due cambi, espira due cambi. Tieni bene, resisti, non mi andare indietro con la testa. Se sei ferma ti stanchi. Cioè, se sei stanca ti fermi, comincio a straparlare a una certa ora, E rilass. Però se sei ferma ti stanchi potrebbe essere una citazione... Ci si stanca da fermi noi, ci piace lavorare, questo è tosto, sì. È un po' di più, è un po' più intenso. Bravo. Sfida che ti chiedo, sempre con le gambe a tavolino, riporti le braccia in retropulsione e la prossima volta che vai in crunch, la gamba dello schermo la stendi a 90 gradi e ritorna. Quindi uniamo questo chest crunch con leg stretch. Io sono sempre in neutro. Dai, sono gli ultimi due, ce la possiamo fare. E rilasso. Abbasso un piede dopo l'altro e sono di nuovo supina con le gambe flesse. Rimango qua. E la prossima volta che espiri, partiamo proprio dalla base, c'è un mio maestro che si chiama il 3 dell'Ave Maria. Porta la schiena in imprint lombare e inspira, torna indietro. Cerca di tenere il collo fermo mentre lo fai.
Andiamo anche a riallungare un po' dopo il lavoro di prima. La prossima volta che vai in imprint lombare, stacca il bacino da terra, ma sollevati solo fino alle prime costole che incontri nel bel bridge e verifica di mantenere l'addome appiattito, non protruderlo verso l'alto. Poi scendi una vertebra dopo l'altra, inspira e torna indietro, fuori l'aria per il bridge. Inspira, rimani qua. Fuori l'aria, scendi, inspira, torna indietro, espira, dall'imprint, belly bridge, alluci ben ancorati al pavimento, e l'ultima volta. E poi andiamo in bridge. Fino alla punta delle scapole, ti ricordi che le ginocchia spingono avanti, non stringere i glutei, ma mantieni gli ischi comunque semi vicini. E poi inspira, torna indietro, fuori l'aria. Non dondolare, mantieni le creste iliache allineate, le ginocchia spingono avanti, gli alluci si ancorano a terra. E la prossima volta che lo fai, rimani qua. Bene le spalle, spingi bene le braccia toniche. Ora mentre inspiri, come hai fatto nel riscaldamento, stacchi il tallone destro, poi lo abbassi e senza scendere vai a sull'altro, prima quello dello schermo e poi l'altro, mantenendo le creste iliache allineate, mantenendo l'addome appiattito, il pube e lo sterno che vogliono stare lontani, quindi l'occipite tira indietro mentre tu stai spingendo le ginocchia in avanti. Gli ultimi due. Inspiro, mi fermo. Fuori l'aria, scendo, mantieni lo sterno tra le costole. Torna indietro. Occhio. Da qua. Preparati di nuovo il bridge. Lavora solo con la gamba dello schermo per 4 volte, non solo stacchi il tallone, ma la porti in tabletop. Sempre la gamba dello schermo. Ricordati che l'alluce non deve andare verso il soffitto, ma bene in avanti, come se qualcuno te lo tirasse. L'ultimo. Non scendere, siamo bravi, spingi le ginocchia in avanti, tieni bene, come se avessi una mandorla tra i glutei, e vai a fare le ripetizioni con l'altra gamba. Ancora due, il ginocchio spinge avanti quello che è rimasto a terra e poi da qua sciogli dallo sterno una vertebra dopo l'altra. Ok. Da qua, terza sfida. Passo dall'imprint lombare, vado in bridge, rimango su. Attenta, usiamo il braccio dello schermo, tieni gli alluci ben ancorati al tappetino e mentre inspiri il braccio lo porti in retropulsione, fuori l'aria ritorna. L'altro braccio spinge bene sul pavimento, sul tappetino, l'addome è appiattito perché la prossima volta che porti indietro il braccio, la gamba opposta, quindi quella del lato dietro di te, stacca il tallone mentre porti indietro il braccio e poi, se puoi, per le ultime 4 ripetizioni, la porti in tabletop. 3. L'ultima. E questa volta scendiamo. Sempre cresti di allineare. Se non riesco, vado avanti a farlo solo col tallone. L'altro incrocio. Passo dall'imprint lombare, salgo bene in shoulder ridge, lo sterno inserito, ok? La cassa toracica è chiusa, il mio box è stabilizzato, l'addome piatto, le ginocchia spingono avanti, l'occipite indietro. Comincio a mobilizzare il braccio. E siccome so già cosa devo fare, comincio subito a staccare il tallone.
occhio che deve spingere avanti e là luce a terra che spinge bene a terra e ora se puoi per 4 volte vai in tabletop senza cadere, aiutati stringendo una mandorla tra i glutei e aiutati con l'altro braccio che deve essere tonico, lavoriamo con le braccia toniche. Da qua se hai bisogno passa in retroversione neutro del bacino se senti di avere usato la lombare, che un pochino nell'ultima variazione è possibile. Ottimo, da qua chiudiamo le ginocchia, ci giriamo verso lo schermo e rimaniamo qua. In decubito laterale, la spalla è bassa, lontana dall'orecchio, i talloni sono uno sopra l'altro, le ginocchia sono una sopra l'altra e i talloni sono allineati più o meno con la linea del gluteo, un po' come se potessimo disegnare, se prendiamo il bordo del tappetino come limite abbiamo i talloni, i glutei e la mano. Ok, le dita delle mani spingono bene a terra. E iniziamo ad afferrare la nostra cassa toracica e a sentire che non cadiamo di qua alzando la spalla, ma rimaniamo bene qua. E ora questa convessità, ok, sotto il fianco sinistro, la aumentiamo e piano piano, staccando il bacino, andiamo nell'arco. E la gamba che c'è sopra si stacca leggermente dall'altra. Di nuovo inspira. Crea una concavità sotto al fianco sinistro, mantenendo le spalle basse e lontane dalle orecchie. Lo sguardo lascia l'orizzontale e abbandona completamente la testa. I talloni rimangono in contatto. Quando scendi, immagina che il materassino scotti e tira il pube verso il mento. Dammi l'ultimo. Scivoliamo sul braccio e ci mettiamo in appoggio sull'avambraccio. La mano guarda, le dita della mano puntano verso lo schermo. Braccio avambraccio fanno sempre un angolo retto, il gomito sotto la spalla. Tieni bene la tua cassa toracica, la afferriamo proprio. E da qua libera la gamba che c'è sopra, la allunghi, rimane a qualche centimetro da terra. E quando prendi l'aria, prepara il movimento, fuori l'aria, allunga di più e solleva leggermente e ritorna. Se tu sposti la mano, adesso che sai, voi sapete come tenere la cassa toracica, la metti qua, ti aiuterà a tenere il collo nella giusta posizione, a non venire in avanti, a non alzare il mento, ma a rimanere qua. Ora fermati, metti il piede a martello e gioca un pochino col flex e col point del piede. L'ombelico si assorbe, si assorbe, si assorbe. E ora rimani qua e al prossimo soffio dell'aria fammi due piccoli molleggi verso l'alto. Spingi bene con i polpastrelli sul tappetino. Non devi avere dolore alle spalle. Ancora 4, 3, 2, 1, rientra. Spingi le gambe in avanti e le divarichiamo leggermente. Se ci ascoltiamo sentiremo sicuramente un emitorace che ha lavorato più dell'altro. Da qua, mettiamo le braccia nella posizione del genio. Gli ischi sono bene ancorati a terra. E ora, mentre inspiri, vai in un piccolo spine twist e ruota la tua colonna verso destra. Fuori l'aria, torna al centro, andiamo subito a sinistra.
stessa posizione tra le braccia. Questo spine twist è come se partisse dalla spalla. Qualcuno prende la spalla, te la porta un po' indietro. Da qua flettiamo le gambe anche a 45 gradi, spalla bassa e lontana dall'orecchio, talloni gluteo mano e piano piano andiamo nell'arco, staccando di poco la gamba che c'è sopra. Crea bene una concavità sotto al fianco destro, ti ricordi lo sguardo orizzontale, il viso sempre in luce, il braccio non deve cadere in avanti. E te ne chiedo ancora tre. L'addome bello tenuto, rimane tenuto per tutta la durata della lezione, non ce ne dimentichiamo. E poi da qua scivoliamo il decubito sull'avambraccio, afferra la cassa toracica per sentire bene che rimane ancorata, che non scende. La gamba la prepari qua, se sai già come tenere, io metto già la mano qua, il gomito tira indietro. Inspira, fuori l'aria, sollevo leggermente. Lascia lo sguardo orizzontale, non guardare a terra. Come se qualcuno ti afferrasse per l'alluce. Attenta alla spalla, attenta a non andare qua. Poi ti fermi, gioca un attimo con la caviglia mentre senti i polpastrelli della mano che spingono a terra. È importante, ok? Non devi andare tutta indietro, devi stare bene qui. E poi da qua espira, vado un po' più fluida, sappiamo già cosa fare, il doppio molleggio. Immagina il corsetto che stringe e alza il punto vita. La zip dei pantaloni che tira su, stretta stretta, 3, 2, 1, riporto la gamba, ci giriamo nuovamente prone. Ti ricordi dove ti avevo lasciata la prona? Avevamo le braccia nella posizione del candeliere, avevamo fatto la sfinge e avevamo portato le gambe qua. Ripartiamo da lì. Quindi inspira, vai nella sfinge, lo sguardo rimane basso, fuori l'aria allunga le gambe. Inspiro, rientro. Di nuovo. In. Ti dicevo, come se la pancia si volesse staccare, gli alluci puntano indietro, torno, la prossima volta rimani su, inizia ad oscillare le gambe, e mentre oscilli le gambe ti chiedo di ruotare la testa verso lo schermo ma con lo sguardo di voler andare a guardarti i talloni, poi ritorna, lo sguardo è basso. Prova a farlo dall'altra parte, se puoi ti guardi i talloni, ma stai attenta che per guardarti i talloni non deve scendere l'addome. Se non ce la fai, ti fermi, rispetta la tua mobilità, non scendere giù, stacca bene lo sterno. Un'ultima volta. Ritorno. Rientro. Wow! Attivo bene l'addome, non mi deve scendere quando giro, devo riuscire a tenere. Stendiamo le braccia in avanti. Le braccia fanno la hard B preparata anche nel riscaldamento. E la prossima volta che espiri, stacchi tutto da terra. Lo sguardo è basso, Le dita delle mani sono unite e gli alluci puntano dietro. Il pube vuole salire verso lo sterno, ma lo sterno si allontana perché c'è un filo che dall'occipite ti tira in avanti. Gli alluci tirano indietro, la testa tira in avanti. Poi ti fermi su e inizi ad oscillare insieme sia le braccia che le gambe. Mi dai lo swing,
terra. Avvicino le mani al viso. Ultima fatica. Lascio le gambe, rientro bene nello schermo, siamo seduti con le gambe flesse. Braccia tese avanti a noi, palmi bassi, fuori l'aria dalla cintura, scendo. Scendo e mi metto supina. E da qua, con le mani a collare, preparo la gamba dello schermo in tabletop. La prossima volta che espiri, sali in crancia al centro, se puoi tieni il neutro e poi ruoti il gomito verso il ginocchio che è qua. Lascia qua la gamba e continua a farlo. Non cambiare la posizione e la distanza che hanno i gomiti tra di loro. Fai, rimani in torsione verso lo schermo, libera il braccio e inizia a darmi delle piccole traction, volendo andare a cercare col dorso della mano il mignolo del piede. Lo sguardo è esattamente nello spazio tra la mano e il gomito. Rientro. Faccio tutto dall'altra parte, ma vado un po' più fluida, perché so già cosa devo fare. Tieni bene il tabletop, non mi andare con la gamba là, rimani qua, il sacro pesante. Se puoi tieni il neutro e si va. Addome attivato. Sai che la testa non fa nulla, quindi non muovere il collo. Rimaniamo su e si va. Abbasso il piedino, preparo la gamba dello schermo e per tre volte espiro, passo all'imprint lombare. Inspira, rimani fuori l'aria, scendi, inspira, torna in neutro e si riparte. Il ginocchio che spinge avanti, non te lo dimenticare. Ora, rimane qua la gamba, importi anche l'altra, rimetti le mani a collare. E questi crunch in torsione diventano un po' più dinamici. Lasci qua tutte e due le gambe, fuori l'aria. Quattro. Tre. Due. Ottimo. Uno. Attenzione, cosa si fa? Porto giù le braccia. Ora la gamba dello schermo la abbasso e l'altra la stendo. In. Tieni il sacro pesante a terra, tieni l'addome attivo, perché adesso la gamba rimane su. Se puoi mi dai due shoulder bridge da qua, altrimenti me lo fai di nuovo con la gamba in tabletop come prima. Prendi l'aria dal naso, le braccia toniche, muscolari, ti servono. Abbasso il piedino, vado a farlo dall'altra parte. Table top, leg stretch quattro volte. Senza strozzare le creste iliache, tenendo il femore fermo, il piede nel point, fermati su, ne conto solo due. E l'ultimo. Ottimo. Da qua, chiudo il
ginocchia, rotolo sulla spalla dello schermo e passo da questa parte in quadrupedia. Per 4 volte mi date cat stretch, quindi assorbo l'ombelico, creo una con la schiena. Torna indietro, punta i piedi, saliamo nella rovesciata, quindi i talloni cercano il tappetino, infila bene la testina tra le braccia, continua a spingere l'ombelico verso l'alto, mentre i tuoi talloni cercano il tappetino. Piano piano le mani si avvicinano ai piedi, fletti le ginocchia, porta il bacino in retroversione e srotola lentamente, lentamente, lentamente. Ritorniamo frontali e partendo con il naso che guarda lo schermo, piano piano eseguite delle rotazioni del capo rispettando la vostra mobilità, molto lente. E mentre fai questo lavoro, senti come è migliorato il tuo appoggio al tappetino rispetto a quando abbiamo iniziato la lezione. Fermati al centro, ascolta se gli alberi ci sono ancorati, se l'addome è attivo ma senza farlo in maniera pensata, se ci sentiamo un po' più lunghi. Prendiamo l'aria dal naso. Non pensare alle spalle, non pensare a nulla, chiudi pure gli occhi e poi portale lontane. E lascia. Grazie.